dell'ultimo, del penultimo intervento fatto da questi compagni, perché quando si parla di amministrative io mi sono sempre reso conto che sembra quasi parlare di un appuntamento, di un impegno, di una riunione condominiale. La città è una riunione condominiale, non è così, soprattutto perché Milano, per l'importanza che ha in Italia, in questo tempo di cambiamenti pazzeschi, visto la politica renziana, visto quello che sta accadendo a livello nazionale, credo che sia importantissimo. E non può essere una riunione condominiale per dire che lì c'è la buca in una strada piuttosto che altre cose di questo tipo. È veramente fondamentale, perché ne parlavo prima con Gatti, no? Vengo da una riunione dell'ANPI stamattina, e parlando con i compagni mi sono reso conto di quanto il PD, non dico sia il nemico, io non ho nemici da questo punto di vista nell'ambito della sinistra, se sinistra si può parlare ancora del PD, ma sicuramente avversari di classe. È una roba tremenda, perché quando stamattina, per esempio, parlavamo, è un esempio, è soltanto un esempio, faccio velocemente, non voglio fare la sorella, così vi lascio tranquilli, sì, chiudo, non mi fare così, se no perdo il filo. Quando parlavamo di diritti, parlavamo stamattina di Costituzione e del comitato no, per abrogare quello che sta accadendo con la controriforma renziana sui diritti, sul lavoro e sulla Costituzione. I compagni, io li chiamo ancora compagni, sperando che siano ancora per tanto tempo ancora, mi dicevano con preoccupazione cosa poteva accadere se invece del no fosse passato il sì. Sconfitta dell'ANPI. Tu rinunci ad affrontare una battaglia, una lotta, perché se tu ridi, ma è così. La preoccupazione era quella della sconfitta possibile. No? Allora, se noi parliamo di diritti, io dicevo, guardate che se va avanti così, questa politica, da questa politica ne discenderà una situazione veramente disastrosa, metteranno in discussione tutto, metteranno in discussione anche lo statuto dei diritti dei lavoratori. E i compagni mi dicevano, no, prima, ancora prima, ma no, questo non accadrà, figurati se toccheremo mai lo statuto dei diritti dei lavoratori, e poi passa dal Giobar. Dice, toccheranno la Costituzione, ma figurati la Costituzione, questo non accadrà mai, figuriamoci se toccheranno la Costituzione la stanno toccando, a partire dal fatto che i parlamentari saranno tutti nominati, no? A partire da un Senato che sarà abolito, no? Dove saranno tutti, il sindaco che farà il sindaco, farà magari il presidente di qualche commissione all'interno del Senato, e quello che doveva essere negli anni prima, negli anni 70, quando hanno istituito la regione, dicevano che avrebbero fatto un Senato come camera parlamentare del territorio e di queste istanze, invece è andata a finire che non è nulla se non quello di asservire a tutte le scelte governative. Beh, a questo punto invece è stata toccata la Costituzione, andrà sempre peggio. Questo per dire cosa, compagni? Che veramente mi è piaciuto tantissimo l'intervento del compagno, perché vuol dire che noi dobbiamo, ripetere, tornare a fare battaglia politica di classe. E quando a questo punto parliamo di città, parliamo delle amministrative, perché se anche qui si dovesse continuare a parlare di legge di stabilità, i soldi non ci sono per fare nulla, e qualsiasi progetto noi avessimo per cambiare la città, per un futuro della città, non è possibile. Poi ovviamente le giustificazioni sono quelle che è l'Europa che ce lo impedisce, e altre cose di questo tipo. Allora, compagni, per dire questo, o noi ci ricarichiamo e carichiamo pienamente le batterie per fare quella lotta, per presentarci come io sono, per essere alternativi al PD a questo punto. E quando parliamo di trasparenza, non c'è stata trasparenza, ma anche da parte di compagni, voi compagni, perché adesso ci sono le amministrative e tutti corriamo. Io non vi ho tanto visto nel mio circolo a fare dibattito politico. Purtroppo io
mi piace tantissimo, per esempio, la passerella che ci mette il compagno Quattro Ciocchi, impegnatissimo, non sempre può venire al nostro circo, ma anche i consiglieri comunali. Avete tanto, veramente tanto da fare, ma se noi vogliamo fare... Se no, Non ti offendere, va bene, allora finiamo così, dobbiamo ricaricarci, per fare una battaglia di classe contro una politica che sta passando pienamente, da cui ne discende un attacco pazzesco, micidiale contro i lavoratori e contro i cittadini, secondo me. Scusate, ma è quello che è. Avrei voluto dire tante cose, ma andremo avanti, no? Prima di passare la parola all'ultimo intervento, Anita ci sei sempre stata nei comitati e tutto. Anita, magari c'è qualcosa da aggiustare. Stava dentro un ragionamento. C'era una mancanza, ma non è da Anita, sicuramente, ma dal fatto. Ma dal mancato funzionamento da quelle cose all'interno delle partite. Esatto. Ecco. Il mio partito è più funzionale. Io vi ruberò 4 minuti per le mie due cose. Una è che le occasioni elettorali servono a dire una cosa fondamentale, che tutte le lotte che abbiamo fatto in questo periodo sono tutte la stessa lotta e in occasione delle elezioni le dobbiamo mettere insieme. E quindi in questo primo uscita pubblica noi dobbiamo dire che da tutte le lotte che abbiamo fatto in questi anni abbiamo deciso che alle elezioni ci presentiamo con una sinistra per una Milano in comune, perché vogliamo portare tutte le lotte a fare una cosa comune all'interno delle istituzioni. E questo invece è il mio lavoro, perché io lavoro in Deutsche Bank e quando sento dire che i soldi non ci sono, li vedi, dobbiamo dire che i soldi ci sono, bisogna solo andare a prendere, anche a Milano, anche in città di Milano. E quindi all'interno del partito l'attenzione per le questioni della finanza locale, come finanziare, dove spendere, quali scelte non fare, tipo quella di indebitarsi per 20 anni per ottenere finanziamenti per fare le metropolitane, sono tutte questioni che poi incideranno per i prossimi decenni sulle condizioni materiali, per esempio, dell'assistenza agli anziani, dell'assistenza ai minori, della mobilità, del costo dei trasporti pubblici, degli asili nido, del costo dell'assistenza comunale. All'interno del partito e della lista che faremo di sinistra, in vista delle elezioni, dobbiamo dire che noi sappiamo dove andare a prendere i soldi, perché i soldi ci sono, basta, bravo. Non dico nient'altro. Possiamo concludere? Mi fai fare due domande, avevo chiesto. Al lavoro e alla lotta. No, nel senso che questo io con Milano non c'entro niente, sono provincia, la mia domanda che mi pongo è come collegare questa giusta discussione con la discussione un po' più ampia, perché se vogliamo vedere, questo è l'embrione, per vedere come sviluppiamo la città metropolitana, di come convogliamo il comune. Ed è una cosa questa completamente ancora zero, ed è una cosa che francamente mi preoccupa notevolmente. Perché è fuori dubbio che io sono d'accordo con quelli che hanno detto che finalmente, sto dicendo finalmente, si tratta di programmare che cosa facciamo anche su Milano, non perché andiamo alle elezioni, ma se riusciamo a diventare il partito che fa programmazione, il piano dei servizi, il piano dei trasporti, il piano della casa, significa che occorre programmare sul territorio, non solo su una particolarità, bisogna partire dalla particolarità per essere in grado di avere, diciamo così, una programmazione, perché è successo in questi anni che io, che vivo fuori nei comuni, ci siamo presi a cazzotti tra due compagni comunisti perché nel comune
prima diciamo una cosa e poi dopo diciamo un'altra. È successo anche a Milano, tra una zona e altre zone. Allora il problema è che a questo punto di vista la cosa principale che secondo me bisogna proporre assolutamente al partito è partire per fare dei coordinamenti provinciali di questa iniziativa e far sì che il partito tenga in considerazione, cioè tenga faccia riassunto, soltanto sintesi, in modo quindi che venga fuori veramente su determinati temi importanti l'elemento di programmazione che ognuno di noi deve portare avanti e poi che ci permette di avere una visione verso la città metropolitana. Perché se non facciamo questo discorso, è un bellissimo lavoro, ma c'è il rischio veramente di essere, diciamo così, limitati rispetto agli obiettivi dello scontro di classe, della volontà, del ruolo che dobbiamo svolgere complessivamente. Cioè dobbiamo far rientrare nel nostro interno la capacità di essere il partito che fa programmazione, insomma, perché se non facciamo questo discorso qua, veramente siamo ad un livello, perché poi ci interessa. I 2 milioni sono fuori, qua sono 900.000, è giusto il ragionamento. Per cui, ecco, questo è un ragionamento che dobbiamo assolutamente essere compartecipi nella battaglia di Milano per essere in grado di svilupparla, perché sennò saremmo evidentemente completamente tratti fuori, perché poi è un ruolo del partito puntando alla miseria, sennò diventa un disastro. Grazie. Io chiedo a lei, ho preso appunti, spero che tu abbia preso appunti di mandarli al nostro segretario, anch'io li manderò anche i miei, sperando che riflettano, perché come diceva Passavo il grande assente. Cancella. Se non c'è una direzione, se non c'è una direzione complessiva, noi ci trasformiamo solo nei comitati, cioè non siamo solo comitati, i comitati sono una cosa, un partito deve essere un'altra, se non c'è una visione generale dedicheremo le nostre vite al nostro piccolino, ma non sapremo trasformare la società. Per cui io quello che scriverò sarà questo. Spero che anche voi mandiate. Facciamo appena. E soprattutto tu ti devi impegnare a far circolare il video. Questa prima iniziativa. Che dico? Circolare anche quel programma iniziale della radice. Però da questo punto di vista veramente, io non mi ricordo più. Il programma che noi abbiamo presentato nelle elezioni 5 anni fa, se quel programma come tu sostieni contiene una parte di già scelte, certo. Perché non dobbiamo conoscere quello che partiamo certo, da una lavorazione fatta? Prima di chiudere, conosciamo queste robe. Esempio, pagina 63 Riuso. Dello scorso programma elettorale. No, il programma per iscritto c'è scritto, Curi. Dopo non si sono fatti. Pagina 63 del programma elettorale, superare la logica degli ordini di urbanizzazione. Ho comitato la goccia, l'abbiamo visto. Basterebbe prendere i punti che già ci sono e rivendicare, secondo me dobbiamo rivendicare due cose per il futuro di quello che abbiamo già fatto: la partecipazione che non deve essere tradita e alcuni, la grande maggioranza dei punti che sono stati disattesi dei programmi elettorali. Basterebbero veramente queste due cose, dicendo che li portiamo avanti in maniera coerente, noi l'abbiamo fatto in maniera coerente, non soltanto con le alzate di mano nelle sale istituzionali, ma facendoci mazzo tanto sul territorio, perché è quello che abbiamo sempre fatto, al contrario di quasi tutti gli altri, per poter farci capire dalla gente, dai giovani. Questo che dobbiamo fare, essere in grado, secondo me, di comunicare quello che veramente facciamo. Perché io vedo spesso e volentieri in giro chi dice di fare questo e quell'altro, poi alla fine davanti ai supermercati quando scioperano, alle assemblee dei comitati, eccetera, 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 non ci sono mai. Si fanno le manifestazioni, magari il 25 aprile, il mese prima delle elezioni, parlano di antifascismo, poi dopo gli altri 364 giorni se ne stanno a casa a grattarsi non so cosa. Comunque, con questo concludiamo questa prima iniziativa. Se qualcuno... No, una cosa sola. Sembrava ma una cosa sola, perché non ho detto Leonardo e Anita. La cosa importante, noi abbiamo
da proseguire questa discussione collettiva e tutte le azioni, le lotte, che teniamo conto che siamo a Milano di fronte a una situazione chiarissima, nel senso che l'altro campo si è organizzato in un modo vistoso, nel senso che 5 anni fa l'Expo, come dire, era una cosa subita, non si poteva fare, altrimenti, vedi scorrendo. Siamo di fronte a una situazione in cui anche i sassi capiscono che l'evoluzione negativa sta nel fatto che chi ha gestito l'Expo diventa il sindaco di Milano. Se non è lui, comunque gli altri non hanno ritenuto di dire che era inammissibile una competizione con programmi così discordanti. Cioè, noi non facciamo i tifosi, abbiamo fatto una scelta sacrosanta. E allora l'alternativa sta nelle cose, perché sono state dette delle cose importantissime, cioè c'è la goccia con quell'esperienza che ha condizionato la vecchia provincia, le speculazioni edilizie, tutte le cose che avete raccontato, progetti, ha detto Emilia, hanno detto tutti, ma c'è una cosa, come dire, che grida vendetta sul fatto che noi, l'alternativa sta nelle cose, non solo nei nomi, no? È stato detto le bonifiche, il movimento terra. Tenete conto, sull'Expo la lotta che abbiamo fatto partiva da un'intuizione fondamentale che non hanno fatto i soloni pagati centinaia di migliaia di euro l'anno. Il centro sociale La Fornace di Rho aveva individuato dalla fase che abbiamo fatto delle battaglie per dire che le bonifiche facevano saltare tutti i conti. Oggi si sta verificando che nella compravendita i valori si sono moltiplicati per 20 volte. Ha detto Massimiliano sulle dismissioni, teniamo conto che il futuro sta nel fatto di avere una visione sul fatto che tu garantisci i servizi e il lavoro e non la speculazione, vuol dire ribaltare un'impostazione, tenendo conto che però le forze da mettere in campo sono tante. Guardate che qua si è fatta l'apologia del nutrire il pianeta, si è detto appunto sul progetto di finanza per cui le autostrade che hanno devastato le mie zone, dove io risiedo, ho amministrato 47.000 ettari del parco, ci sono 200 aziende che sono saltate. Tenete conto che si chiude l'apologia e la retorica dell'alimentazione col fatto che un litro di latte oggi costa meno di 18 anni fa al produttore. Teniamo, per avere la forza di classe e la forza di massa, tenete conto che bisognerà fare politiche locali, lo diceva, e politiche generali che tengono conto che ad esempio una categoria molto diversa, molto lontana dalla sinistra, perché gli agricoltori che si sono mossi anche negli ultimi mesi sono gli unici che, con tutte le contraddizioni, le affiliazioni, le subordinazioni, quando si blocca la pianura padana in questa epoca, perché si muovono gli agricoltori. E quindi da questo punto di vista noi abbiamo da avere questa visione. L'unica cosa che diceva Turri alla fine, nel massimo rispetto, se noi facciamo questa battaglia democratica, poniamo il fatto che in un Parlamento che riesce a devastare illegittimamente, perché il 40% dei parlamentari, la Corte Costituzionale ha detto che la prossima volta non ci potrebbero essere, no? Loro devastano la Costituzione. Poniamo il problema, che non è propagandistico, è democratico, è di massa, perché il cambiamento deve vedere la partecipazione delle persone. Beh, mi pare possibile, adesso sento dei deputati che hanno appena lasciato il PD che fanno affermazioni che sono alla sinistra di Mao Zedong. Dovrebbe essere una battaglia 49, di chi... Altitudine del 49. Di chi si può... È una battuta. Ma si può porre il problema. Voi avete detto qua a Milano appunto ci sarà l'elezione diretta. A Milano i cittadini voteranno il proprio presidente di zona. Vi pare praticabile il fatto che non ci sia una proposta parlamentare che dice
3 milioni di persone nel Consiglio metropolitano, sono rappresentati da 24 consiglieri, in provincia ce ne sono 45, ma che quantomeno ci sia un mandato, fino al 2018 non ci credo, voglio vederlo il sindaco di Milano eletto che si dimette 3 anni prima per fare le elezioni. Però è un problema proprio di rappresentanza, perché c'è una proposta che dice un articolo ci vuole, non devastare la Costituzione, in cui la sovranità popolare avanzi questa cosa qua, perché sennò è la battuta conclusiva. Io sono d'accordo che i soldi ci sono, nel senso che la battaglia sarà locale contro le privatizzazioni. C'è, cioè, Giuseppe, ragazzi, le poste sono state, sono in corso, sono privatizzate, la cassa depositi e prestiti è stata tolta dagli enti locali. Ci sono delle proposte, ho finito, sul fatto che appunto tu delle proposte ci sono per dare appunto delle risorse, e credo che questa discussione possa continuare anche, come sono quei seminatori, seminando delle cose, come ha detto Leonardo e come soprattutto ha detto Anita, col lavoro immenso che merita un grandissimo applauso. Per... ci riaggiorneremo nell'immediato futuro. Nel 2011 il titolo della nostra campagna era Cambia Milano, cambia l'Italia. Purtroppo Milano è cambiata e l'Italia è cambiata in tempo. Magari è caso, però bisogna riprendere quella logica, secondo me. Combattere Sala per sconfiggere Renzi. Bello. Perché da Milano poi può ripartire un cambiamento. Questa mi piace, questo è il nostro slogan.